Che cos'è DCS? La definizione che troviamo proprio sul sito della Eagle Dynamics, che è la compagnia che l'ha pubblicato, è un gioco gratuito di simulazione di combattimento. Nello specifico, aggiungo io, simulazione di aerei ed elicotteri militari. Se questa frase appena detta non vi dice assolutamente nulla, perché non avete mai giocato in un simulatore, magari ci sono allora buone possibilità che avete giocato a titoli come Ace Combat. Giochi facili, accessibili, che ti permettono di provare l'emozionante esperienza di essere un pilota militare senza nessuna fatica o inconveniente. Giochi dove hai una barra della salute, hai un centinaio di missili che possono magicamente agganciare e colpire qualsiasi bersaglio tu stia mirando, dove la fisica all'interno è praticamente inesistente, puoi fare manovre assurde ed atterraggi violentissimi senza la più che minima controindicazione. Insomma, il tipo di gioco che puoi prendere in mano, imparare in metà pomeriggio e poterci poi giocare tranquillamente 15 minuti prima di cena o in un qualunque tempo morto. Insomma, chi, sano di mente, vorrebbe giocare ad un gioco dove ogni colpo subito potrebbe essere fatale, dove si possono portare solo una manciata di armamenti e che, tra l'altro, vanno scelti con cura perché ognuno servirà ad uno scopo preciso? E di nuovo, chi vorrebbe giocare ad un gioco dove una manovra sbagliata potrebbe mandare in stallo il compressore dell'aereo e rimanere senza potenza mezz'aria? O magari romperti direttamente le ali in seguito ad una virata troppo stretta? Beh, qualcuno di noi a quanto pare sì. Benvenuto su DCS, Digital Combat Simulator World. È l'opposto di titoli come Ace Combat, è l'opposto di facile ed accessibile. DCS è studiare centinaia di pagine di manuali di aerei per essere in grado di accenderli seguendo una sequenza realistica e imprararsi centinaia di acronimi per capire che cosa sta succedendo e poter comunicare con altre persone. È pianificare una missione con cura maniacale, volare per ore, ed essere abbattuti poco prima di aver raggiunto l'obiettivo. Quindi, è divertente tutto questo? Beh, sì, perlomeno dovrebbe esserlo. E per persone pazze come noi, questo potrebbe essere letteralmente la definizione di divertimento. DCS e la sua community sono piene di persone che amano la sfida della simulazione e la sua enorme curva di apprendimento. Incontrerai persone di ogni genere, a piloti veri, ad insegnanti di scuola, o a semplici ragazzi che da grandi sognano di diventare piloti, e tutti che vogliono volare assieme e cercare di unire le forze per completare un obiettivo comune, che sia bombardare una base nemica, scortare un volo alleato o tanto altro ancora. E quando anche la missione magari è compiuta, ma realizzi che deve atterrare, magari di notte, danneggiato, con poco carburante, e ti riesci, ti senti veramente di aver compiuto qualcosa di epico. Questo è ciò che è DCS. Un giorno puoi trovarti sul ponte di un portaerei, pronto con un decollo di emergenza perché è sotto attacco, mentre un altro potesse fare una semplice esercitazione ed ovviamente tutto ciò che ci sta nel mezzo. Minimum speed. Parlando di aerei, ce ne sono diverse decine ormai in gioco, modellati nel modo più fedele possibile alla realtà. Ogni aereo vola diversamente da un altro, possiede armi diverse ed è nato per uno scopo diverso. Un Mirage 2000 si comporterà molto diversamente da un AJS-37 Vigan ed hanno scopi completamente diversi. Il primo è nato come intercettore ed è nato per combattimenti aerei, mentre il secondo è uccelli bombardamenti terrestri a bassa quota e di missione antinave. Bisogna imparare la differenza tra missile a ricerca di calore e a guida radar con relative contromisure. O bisogna sapere come programmare un missile antinave per evitare che colpisca la flotta sbagliata. Dovrai imparare cose che ti sembreranno magari apparentemente non così complicate, come volare in formazione o fare rifornimento aereo, e scoprire che possono essere la cosa più difficile del gioco e dovrai perderti ore, se non giorni, per impararle. Per poi renderti conto che quando cambierai aereo non sarai più in grado di farle perché ha un feeling completamente diverso da quello a cui ti eri abituato. Avrai poi la soddisfazione di aver compiuto qualcosa e ti potrai godere un bel tramonto rientrando nella base con i tuoi compagni magari. È immergersi in un mondo che poche persone hanno il piacere di conoscere, ma quei pochi non ne potranno più fare a meno. DCS ti permette di vivere i tuoi sogni e di pilotare un jet da caccia ad alta quota. Essere immersi in questo mondo significa però anche non avere alcun nudo. Ogni informazione che vorrai avere, come quanti missili ti sono rimasti, sia un nemico che ti ha agganciato nel suo radar, o che rotta tenere per rientrare alla base desiderata, la dovrai ricavare dalla strumentazione del tuo aereo.
che dovrai imparare a conoscere ed utilizzare. Dovrai imparare a leggere una cartina e riconoscere luoghi ad alta quota e stare attento a non sparare o sganciare bombe sopra alleati per errori di calcolo o semplicemente perché non credevi che fossero nell'area. Ogni display, leva o pulsante che troverai all'interno dell'abitacolo del tuo aereo avrà una funzione, da accendere delle semplici luci di navigazione ad abilitare il rilascio di armamenti. Scordarsi anche solo un comando nel mezzo di una battaglia è ciò che può bastare per essere abbattuto. Ed a proposito di essere nel mezzo di uno scontro, un'altra cosa fondamentale sarà la comunicazione. Dovrai imparare terminologie specifiche e ad usare la radio, sapere quale frequenza usare e su quale sintonizzarti per comunicare con un gruppo piuttosto che con un altro. O anche se giochi in solitaria, dovrai conoscere ed impostare correttamente la frequenza dell'aereo cisterna se vuoi fare rifornimento, o quella di un aeroporto al quale hai intenzione di atterrare, se vuoi che ti accendano le luci della pista nel mezzo della notte. Ci saranno momenti divertenti, la maggior parte, si spera, ma anche momenti tristi, come quando magari stai rientrando alla base per rifornirti ed improvvisamente il tuo gregario viene abbattuto dal nulla, e tu sai che non sei il respawn in DCS. Ma però è proprio questo che lo rende grandioso, riproduce veramente la natura dell'aviazione militare. Nulla segue un copione, nulla è programmato. Fallimenti ed emergenze capitano e bisogna saper gestire queste evenienze. In DCS il cielo è letteralmente il limite ed è esclusivamente limitato dalla creatività di chi crea la missione, che può essere quanto completa e complessa quanto uno voglia di spenderci tempo. Inoltre, è regolarmente aggiornato, vengono costantemente introdotte modifiche e migliorie, senza parlare dell'introduzione di un nuovo velivolo all'anno circa. Se ti ho convinto o anche solo stuzzicato un po' l'interesse, ti invito a scaricare e provare il gioco in quanto è gratuito. Include due aerei con relative missioni e la mappa del Caucaso. Inoltre, si ha l'accesso a tutte le funzionalità del gioco, come la creazione di missioni personalizzate o l'accesso al multiplayer. Se ciò non bastasse, ci sono tantissimi contenuti creati dalla comunità che si possono scaricare ed usare in modo completamente gratuito. E se vedi che ti stai appassionando al gioco ed il tuo computer è in grado di reggerlo, ciò che potrai comprare saranno altri aerei, mappe o missioni che potrai usare all'interno del gioco con le funzionalità già presenti. Per esperienza, posso dirti che potresti giocarci ore, senza spendere un singolo euro, senza rinunciare a praticamente nulla, se non ovviamente a pilotare aerei diversi. Questo video finisce qua, spero vi sia piaciuto ed abbia invogliato qualche nuovo giocatore a provarlo. Prossimamente farò uscire un video dove vi spiegherò dove scaricarlo e quale versione scegliere. Nel frattempo, vi auguro una buona serata a tutti e vi ringrazio per aver guardato.